Allora, abbiamo parlato del tipo di tecnologia che viene impiegata, poi naturalmente magari per avere spiegazioni ulteriori basta rivolgersi come sempre a Federcontribuenti che dà tutte le spiegazioni del caso. Facciamo ridere con i nostri governi che non si rendono conto delle assurdità di scapito della gente. Vero il fatto che oltre il 50% delle bollette per imposte e tasse come per la benzina, acqua, gas, eccetera. Io, libero professionista, ho una tassazione tra imposte dirette e indirette del 78%. Chiaro, È nella realtà è proprio andato di così. fatto. Allora, per l'utente che cosa fare? Quindi come entrare a contatto con l'attivazione di questo sistema di gestione dell'energia e di erogazione dell'energia diverso, alternativo? Come dicevo prima, si tratta di una startup innovativa che non è più una startup, ma innova sempre con una sua branca. È una SPA che ha già nel Veneto installato alcuni impianti. In questi giorni un impianto nella provincia di Padova sarà operativo. L'azienda, tutta la loro tecnologia viene messa su un container coimbientato e insonorizzato, perciò può stare di fianco a una struttura alberghiera che ha bisogno di Di avere silenzio, sistemi certo. silenziosi. Sono i sistemi che scendono sotto i 40% dei decibel, dei 40 decibel di rumore, perciò si possono insonorizzare benissimo e in alcuni casi sono già presso gli alberghi. L'azienda questo container lo posiziona di fianco allo stabilimento del cliente nell'area dove il cliente sceglie. Da lì li posiziona tre contatori o due a seconda dell'energia che lui compra, senza nessun investimento, senza nessun deposito, senza nessun onere. Quindi non è che questo impianto, tua azienda deve acquistare questo impianto, no, l'impianto viene gestito completamente da questa azienda Ci che sono se ne occupa. altri impianti in cogenerazione che si possono acquistare. Questo impianto in questa fase non viene ceduto al cliente anche perché bisogna gestire Quindi non ha questo l'impianto. onere di gestione Non ha di nessun onere, non ha personale, onere di comprare materia prima, anche il gas, non è prodotto finito, un certo. semilavorato che devi trasformarlo, perciò non deve comprare gas, non deve comprare nessun altro tipo di combustibile. L'energia della rete la utilizzerà solamente quella per gestire i picchi eventuali o Ecco, nel esatto, momento quando ci. Bravissimo. della manutenzione ordinaria dell'impianto. Se ci sono dei picchi di produzione richiesta più energia e non si riuscisse a produrre con questo sistema di cogenerazione, interviene l'Enel, cioè Enel, Certo. chi per esso, insomma, il fornitore di energia elettrica che sopperisce a questi picchi, perché tanto l'allacciamento resta sempre, come dicevamo, quello Questi irrinunciabile. impianti si chiamano impianti in parallelo. Ah, in parallelo. Sono posizionati in parallelo, infatti l'impianto è collegato sia con la cabina del cliente sia con la cabina di Enel, perché nei momenti che il cliente non ritira energia prodotta, l'energia va ceduta in rete. Se ci sono dei picchi non coperti con la potenza che il cliente ha scelto o l'azienda ha scelto di installare, questi picchi vengono prelevati dalla rete in quanto il cliente ha in essere il contratto per la potenza che ha già prenotato, perciò lui è sempre coperto, anzi ha un doppio sistema di protezione e sicurezza senza aver costi Certo. supplementari senza investimenti. Tra l'altro, dovessero sorgere, ma non ci sono nei casi finora, delle mancate forniture, il fornitore ha una polizza assicurativa fino a 3 milioni che garantisce eventuali danni che provoca, che vengono rimborsati al cliente se vengono applicate delle tariffe dell'altro fornitore. Prima abbiamo parlato di importi di un certo tipo, il risparmio con questo sistema quanto sarebbe circa in percentuale? Allora, risparmio su energia elettrica, su un consumo tipo, sulle bollette che noi abbiamo Stiamo parlando di analizzato, aziende, come sempre. medio, piccole, anche grandi Sì. aziende, perché questi impianti possono partire da un 100 kW fino a 5 MW. Certo. Sono modulari, possono essere messi più moduli per sopperire e essere bilanciati. Allora, il risparmio che l'azienda garantisce a priori, naturalmente bisogna poi sempre guardare le bollette, i Certo. consumi, se c'è la costanza, se sono tot ore nell'arco dell'anno che convengono
per questa tipologia di produzione, perché deve lavorare sempre. Allora, sono quindi, per quanto riguarda energia elettrica, il cliente risparmia dal 15 al 20%. Per quanto riguarda energia termica, può risparmiare da un 15 a un 30%. Quindi prendiamo una media sul 20%, un cliente può risparmiare con questo tipo senza investimenti, senza doversi munire di un energy manager. Di nessun personale, siamo arrivati al fine, ma devo dire un'altra cosa a Marco Pacagnelle, presidente. Allora, ricordiamo, per avere tutte queste informazioni, adesso ne abbiamo accennato, rivolgetevi a Feder Contribuenti, che vi potrà illustrare come si attiva questo sistema, quali sono i vantaggi, eccetera, quindi e anche magari visitare anche una struttura per capire concretamente con chi ha cognizione di causa che cosa si tratta. Ultima cosa, proprio due secondi, l'IVA. L'IVA, la vogliono portare, la porteranno al 25%. Per le clausole di salvaguardia. Dobbiamo batterci come dei leoni, perché non è possibile. Il 25% di IVA è un costo alla povertà, perché i più poveri comunque saranno quelli che avranno le maggiori difficoltà. Voi vi batterete? Perciò i 9 miliardi che Padoan sta cercando per il buco di bilancio, li togliessero dalle tangenti pubbliche, dalla casta che comunque prende l'ira di Dio, dei diritti acquisiti da quant'altro, e l'IVA invece che al 25 ce la portino al 18 come lo era. Inutile che ci dicano che in Danimarca è al 27, che sì, hanno meno tasse, però ragazzi, sì, ma hanno solo l'imposta ai valori aggiuntivi, pagano il 27, dicono, non hanno altro. Ma negli altri paesi c'è la tassa sulla casa, ho capito, ma non, quando comprano la casa non hanno la tassa così ma non alte, hanno tutte le tasse che abbiamo noi, ce ne abbiamo di quelle cose, inutile stare a raccontare, va bene. Perciò, infatti, niente, ne parleremo ancora, Marco. L'argomento è importantissimo, poi ancor più subito dopo l'estate, quando incomincerà la bagarre probabilmente per le elezioni, che queste cose le metteranno in dimenticatoio, in realtà poi ci sbucheranno all'improvviso, speriamo di no. Seguiremo anche le vostre azioni al riguardo, vi aggiorneremo per quel che riguarda anche il discorso dell'energia, della gestione e delle certificazioni delle aziende per dirimere le controversie. Grazie ancora a Federcontribuenti, è stato qui con noi, presidente responsabile relazioni con le aziende. Grazie a voi di averci seguito, di averci inviato i messaggi, noi ci vediamo domani come sempre. Grazie a voi. Grazie. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.